Staros! Lì! 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 Vieni! Vieni! Sono Staros animatos! No! Domani mattiamolis! Questi tori! Eccoci qua, bentornati, buon inizio settimana a tutti ragazzi e tutti amici follower e non follower, youtuber e non youtuber, milanisti e non milanisti. Comando, prima di iniziare a dire quello che ho da dire, lasciate un like, campanella attiva, se vi va iscrivetevi, supportate questo canale. Poi, parentesi, pubblicità, se vi va, praticate sport e vi piace vestirvi sportivi, tecno, nuoto, corsa, trekking, qualsiasi cosa, mi raccomando, GDG Do, Fashion Tecno Sport, Barese, Piazza Repubblica 5, qui garantisco io, conosco di persona, garantisco io per chi non lo conoscesse, tutto per l'abbigliamento sportivo, anche scarpe plantari, e tutto il resto, ok? Fate un salto su internet, lascerò il link in descrizione, se vi va ordini anche online, sia pagina Instagram, Facebook, che anche il sito internet dove poter scegliere e magari contattarlo, se vi va. Allora, iniziamo. Domani, allora, nemmeno il tempo di finire, di aver terminato la giornata di Serie A, che già si riparte domani, lo sai. E noi che cosa affrontiamo in quel di San Siro? Ospitiamo il Toro. Il Toro. Io ora non vi starò a dire che formazioni, chi giocherà titolare, chi no, perché ce ne sono già tanti che lo dicono, non c'è bisogno che lo ripeta anch'io, ci sono siti, youtuber, pagine Instagram. E a me non ve lo sto a dire, vi dico solo le mie sensazioni come sempre, ok? Allora, spero solo che, intanto Teo, quello posso dire che è negativo, puta caso, finita la giornata Coppa e giornata di Serie A, è negativo. Il giorno dopo la partita, ovvero ieri domenica, negativo, va bene, non guardiamo queste cose complottistiche, non le guardo, è meglio non guardarle. Rientrerà lui, per gli altri ancora, che se l'Emeke si è infortunato, anche lui, gli altri ancora, Rebic, il resto non si sa ancora quanto è tempo di recupero, però noi pensiamo al Toro. Il Toro, allora, ha cambiato allenatore quest'anno, c'è Juric, a me personalmente come allenatore mi piace tantissimo, sia per il gioco che fa esprimere alle proprie squadre, che anche il carattere che trasmette, e vi dico un'altra, ve la dico un'altra, è anche più complicata della partita col Bologna, occhio, perché questa sarà ancora più complicata, è un'altra prova che a noi, che è un altro banco di prova, un altro scalino da saltare per continuare la nostra corsa verso il titolo. Ormai siamo rimasti appaiati con il Napoli, abbiamo guadagnato dei punti ancora sulle dirette avversarie che sono Inter e Juve, va bene così, aver giocato male, aver vinto 4-2 e guadagnare punti così, non si può chiedere di meglio per ora, ok? Dopo la partita di Oporto, meglio di così. Allora, noi spero che Pioli prepari, torniamo a noi, prepari bene la partita, adeguatamente, anche sul piano caratteriale, schieri, come sappiamo, schiererà la migliore formazione possibile al momento, questo è ovvio. Noi dobbiamo stare attenti nelle ripartenze del Toro, perché se ci sarà anche Belotti, punteranno tanto sulle ripartenze, lasceranno il pallone a lui e lui praticamente farà salire la squadra con le sponde e lì c'è il rischio che ci infilino, ok? Hanno il nostro Pobega, che a me mi è dispiaciuto tantissimo, guardate, darlo un prestito, perché io ho visto anche la situazione a centrocampo, l'avrei addirittura tenuto, avete capito? L'avrei addirittura tenuto, perché a me come giocatore anche
mi stimola tanto, secondo me è un bel prospetto. L'hanno dato un prestito e sta giocando bene, e sta giocando bene. Comunque non è che a noi ci manchino, no? Noi non ci mancano. Che sì, che sembra sulla retta via della ripresa psicofisica. Tonali, che sappiamo tutti, Ismailino mio, che dopo la rete Bologna sta confermando che è tornato sui livelli ci aspettavamo da lui. Il problema è il dubbio in avanti, secondo me, perché Leao è troppo solo. Ibra, ancora secondo me, sì, diamine, è sempre Ibra davanti, però. E ancora secondo me non ha il minutaggio e un Leao, che modo, non so, non sappiamo, forse giocherà Giroud, vediamo un po' chi farà giocare. Io schiererei all'inizio Giroud, per essere sincero. Ibra piano piano lo rimetterei magari nel secondo tempo, non lo rischierei ancora troppo come ha fatto col Bologna, però queste sono scelte che farà il mister. Allora, noi sappiamo, abbiamo Calabria, Calabrino, che è una conferma, Kalulu, che è affidabile, Ballotore, che è stato comincia ad andare un po' a ripresa. Io l'avevo oggettivamente così, gli avevo dato un aggettivo mio, zappa patate a tradimento, però sembra che anche lui sia in leggera ripresa, perché gioca, sta prendendo minutaggio, fiducia nei propri mezzi, perché fisicamente non si può discutere, eh. Fisicamente nella corsa non si può discutere, mancano altre cose, però anche lì dipende dalla fiducia, da quanto gioca, a trovarsi nelle partite. Poi ha giocato una come col Porto, che non era semplice affatto, lo sapete, spero che lo capiate, no? Non è un fuoriclasse, però sta dando il suo contributo. Raga, qui ci resta che aspettiamo, affrontiamo questo Toro e speriamo di poter continuare ancora il nostro cammino. È complicato, non mi stupirei se ci mettessero bastoni tra le ruote, perché secondo me è una bella. Toro quest'anno è una signora squadra e per quello che sta facendo non merita la classifica. È una classifica bugiarda per quello che sta facendo il Toro. Noi tanto siamo convinti dei propri mezzi, prendiamo, inforchiamoli, infilziamoli questi tori, ok? Questo Toro, infilziamo, matiamolo. E facciamoci altri 3 punti fondamentali per dare anche un leggero strappetto alla Serie A. Che dite? Ci spero, speriamoci tutti. Fiducia nei ragazzi, ok? Fiducia, eh? Ciao a tutti, buona settimana di nuovo. Like e campanellina, LinkedIn. Ah, e poi, ragazzi, questa sera live, Bar dei Tifosi Channel. Torniamo in live, finita la Serie A, e parleremo sia di quello che è stato e che sarà il turno infrasettimanale, ok? Un saluto, vostro Barzillotto, la goletta rossonero, per sempre Milan, nel bene o nel male. Ciao!